Con Di Maio non più al Mise, secondo lei è una resa di 5 Stelle in merito alla questione dell'Ilva? Come legge questa decisione, questa scelta? Io non parlerei di rese, dobbiamo tentare di coprire la discussione con argomenti positivi, costruttivi. Sicuramente esce un po' di fuori di scena quella pressione che era legata un po' a certe idee del movimento in campagna elettorale, quindi senza pressioni speriamo di poter lavorare con Patuanelli in maniera un po' più programmatica. Senta, quindi adesso con il governo giallo-rosso, però che futuro vede secondo lei dal punto di vista ovviamente governativo su tutta la questione? Ma guardi, qui non è un problema relativo ai brand di partito, ai colori, qui c'è una strategia nazionale sull'industria, sull'ambiente che va ripensata e l'Ilva è il paradigma di tutti questi problemi che si è lasciata ormai lungo la strada l'Italia. Io penso che non si possa parlare di nuove politiche energetiche, di Green New Deal, se non si mette mano per esempio alla decarbonizzazione di tutta la supply chain dell'acciaio in Italia. Lo ha già fatto Trieste chiudendo la sua area a caldo, non si capisce come sia tollerabile ancora un'Ilva di Taranto, con un ciclo integrato ormai anacronistico, insomma.